Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di Replay. Inizia la settimana che ci porta alla trasferta di Ferrari in programma sabato alle ore 14 dopo la sosta di campionato, quindi riprenderanno le ostilità anche nel torneo cadetto. Una settimana nella quale si parlerà anche delle vicende societarie con gli aggiornamenti sulla posizione dell'imprenditore Pavanati, sempre interessato all'acquisizione della società bianco-azzurra. Saluto subito il nostro collega Andrea Costantini. Buonasera Andrea, tra poco ci darai gli aggiornamenti per quanto riguarda la vicenda Pavanati. Abbiamo in studio l'allenatore del Pescara Massimo Oddo. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. In collegamento sulla nostra piattaforma Zoom abbiamo i nostri opinionisti. Saluto Antonio De Leonardis, buonasera Totò. Un saluto a Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, un saluto cordiale anche a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Amico. Dunque parleremo soprattutto di calcio giocato, la scorsa puntata l'abbiamo dedicata quasi interamente alle voci su Pavanati, allora chiedo subito ad Andrea Costantini se ci sono novità in tal senso, Andrea. Sì, abbiamo provato a contattare Pavanati nelle ultime 24-26 ore, da quello che abbiamo capito anche attraverso una piccola conversazione testuale non ci sono novità sostanziali, l'imprenditore milanese è ancora al lavoro con il mondo delle banche per ottenere le disponibilità economiche e soprattutto le garanzie fideiussorie a livello bancario per poter procedere all'operazione e formalizzare una proposta al presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Al momento non si registrano ulteriori sviluppi però. A te. Grazie Andrea. Allora grazie a Massimo Oddo per aver accettato il nostro invito. Ci rivediamo in questo studio a distanza di tanti anni, erano tempi sicuramente diversi. Oddo, le chiedo subito che momento della sua vita calcistica è questo? Beh, diciamo un momento a ribasso, i risultati sono questi ovviamente, frutto di tante circostanze, scelte sbagliate fatte in passato, fatto di errori che ci stanno durante una carriera, ma credo che facciano parte della vita di qualsiasi persona, commettere errori è frutto di qualcosa che si fa, di azioni che si svolgono nella vita, poi l'importante è capirne il significato, rialzarsi e riprendere come ho sempre fatto nella vita. Ecco, quando parla di scelte sbagliate ce n'è una in particolare? Ma probabilmente la prima scelta che ho sbagliato fondamentalmente è stata quella di accettare l'offerta del Crotone. In quel momento secondo me è stata una scelta forse poco ponderata, era un momento in cui avrei sicuramente fatto meglio ad aspettare un attimino, fermarmi, riflettere per poi ripartire. Ad Udine invece cosa è successo? Abbiamo avuto un collegamento con Andrea Carnevale che ancora oggi non si spiega quella metamorfosi dopo le grandi vittorie iniziali, la vittoria a San Siro contro l'Inter e poi quelle 11 sconfitte consecutive. Può darci una spiegazione, Oddo? Non può esserci solo esclusivamente una motivazione, perché non si perdono 11 partite perché si perdono dei giocatori, non si perdono 11 partite perché ci sono problemi societari o altri tipi di problemi, si perdono perché una serie di circostanze fanno sì che un po' tutto va male, anche perché una squadra come l'Udinese in quel momento, con tutto il rispetto per tante altre squadre, non era certamente una di quelle squadre che potesse perdere 11 partite. Evidentemente c'erano tanti problemi, una spiegazione a livello tecnico sicuramente c'è, noi abbiamo perso la nostra forse unica punta che avevamo ed era una punta di diamante per noi in quel momento, che era Lasagna, e l'abbiamo perso per 3 mesi e mezzo e ci siamo ritrovati con tante difficoltà, però oltre a questo sicuramente ci sono tanti aspetti negativi in quel momento che hanno fatto sì che c'è stato un periodo veramente buio in cui non se ne usciva. Andare alla ricerca dei colpevoli è sempre difficile e non va bene. Però credo che tra Udine, Crotone e Perugia la piazza dove ha lasciato il miglior ricordo è proprio quella di Udine.
Sì, ho lasciato un bel ricordo, ma frutto delle dimostrazioni di affetto che mi mandano quotidianamente ancora i tifosi. A Udine è stato fatto, secondo me, un bellissimo lavoro iniziale, dove io ho preso la squadra che era terz'ultima in classifica e siamo arrivati a ridosso della Coppa UEFA. Poi c'è stato la sosta invernale, in quel periodo non è stato fatto per niente il mercato, abbiamo, come ho detto prima, perso un attaccante importante e poi da lì tante sconfitte che probabilmente il tifoso dell'Udinese ha visto più come una pecca magari societaria che dell'allenatore, ma questa è una considerazione assolutamente personale, sicuramente, certamente anch'io avrò fatto i miei... Il Perugia l'anno scorso porta la squadra in zona playoff, poi si rompe qualcosa con Goretti soprattutto, viene esonerato, il Perugia crolla in classifica. È un altro errore quello di tornare nelle ultime partite? No, assolutamente no. Io ho fatto una scelta ponderata, nel senso che a Perugia stiamo facendo un ottimo lavoro per quanto mi riguarda, per quanto riguarda lo staff, perché la discrepanza è nata a livello con la dirigenza, è nata sulla base del fatto che la dirigenza pensava evidentemente di avere una squadra per ammazzare il campionato e invece la nostra considerazione, quella del mio staff, era quella di avere una buona squadra che potesse sicuramente giocarsi le sue carte per entrare magari in una griglia playoff, ma non oltre quello, perché c'erano squadre evidentemente molto più forti e la storia del campionato lo ha dimostrato, fino a che siamo stati lì con tante difficoltà, perché anche l'anno scorso ci sono state diverse difficoltà, siamo sempre stati dentro i playoff, non siamo mai usciti. Sì, ma lei perché è tornato con la squadra che stava navigando nelle sabbie mobili? Sono tornato perché io avevo un contratto, perché ero convinto di poter salvare la squadra, altrimenti non sarei mai tornato, ma sono un professionista, avevo un ottimo rapporto con lo spogliatoio, tutto quanto, non ho mai avuto problemi con lo spogliatoio, che se ne dica. Anche con Iemmello? Assolutamente sì, io non ho mai avuto... solo con lei aveva segnato Iemmello. Sì, ma io non ho mai avuto problemi con nessuno, ma devo dire in tutta la mia carriera non ho mai avuto problemi con gli spogliatoi o con i giocatori. Certo, qualche screzio ci può essere, ma come ce l'hanno tutti gli allenatori in qualsiasi tipo di spogliatoio, magari i giocatori più scontenti, quelli che non giocano, ma non ho sempre avuto un rapporto bellissimo e il rapporto che ho avuto con loro è sempre stato un rapporto sincero e ho avuto anche tante dimostrazioni di affetto. Nel momento in cui c'è stato bisogno mi sono sentito di dare una mano e magari portare a termine un lavoro che avevo iniziato bene e non mi è stato possibile finire. È ovvio che devo chiederle questa decisione del gruppo di avvocati di Perugia di fare questo esposto per illazioni che ovviamente arrivano soltanto dal capoluogo umbro. Lei cosa si sente di dire a questi avvocati di Perugia, anche se non ne vuol parlare molto facilmente? Ma no, ma io sinceramente la trovo più una forzatura pubblicitaria fine a se stessa, perché non ha ragione di esistere. D'altronde io ho lavorato a Perugia nell'ultimo periodo e si può chiedere a qualsiasi tipo di persona che ha lavorato con me, con i calciatori, anche con la società, e ha visto che tipo di lavoro io e il mio staff abbiamo fatto, abbiamo dato tutto noi stessi per cercare di uscire da quelle sabbie mobili, abbiamo lavorato bene, abbiamo perso una partita, ne abbiamo vinto un'altra, quindi a volte sai, viene da sorridere, perché non ci dovrebbero essere degli appigli, ma questi appigli non ci sono, perché noi, come ho detto prima, abbiamo perso a Pescara e abbiamo vinto a Perugia, abbiamo perso ai calci di rigore, quindi non riesco a capire veramente sulla base di cosa si possano fare questo tipo di illazioni che sono assolutamente infondate. Io sono sereno e tranquillo, mi viene da sorridere perché veramente non riesco a capire questa cosa. Probabilmente la frustrazione
e questa la posso capire, la frustrazione di alcuni avvocati che magari sicuramente saranno anche tifosi, li porta a non essere a contatto con la realtà ed essere... Quindi nessun accordo insomma con i dirigenti del Pescara prima di quella partita? Ma assolutamente no, assolutamente no. Allora, prima di coinvolgere gli amici sul passato di Odo, vorrei chiederle, lei ha parlato di scelte sbagliate, quella di Crotone soprattutto, l'errore che non rifarebbe, non come scelta, non so, a livello tecnico, a livello tattico in questi anni? O una valutazione su qualche giocatore, non so. Ma no, ma gli errori ce ne sono stati tantissimi, errori di valutazione sui giocatori, errori tecnico, tattici, d'altronde quando le cose non vanno bene... ci deve essere per forza un errore. Gli errori ci sono, come ho detto prima l'importante è capire quali errori sono stati fatti e cercare di migliorarli, questo sì, ma anche se prendiamo ad esempio l'anno della Serie A abbiamo commesso sicuramente tanti errori, era un anno difficile, complicato a livello... sia per l'allenatore ma anche per la società, perché io ho vissuto anche le vicissitudini societarie, perché ero assolutamente dentro quelle che erano le dinamiche e mi sono reso conto immediatamente che per una neopromossa è un compito veramente arduo. Ma in quelle prime tre giornate di campionato, dopo le partite con Napoli, Sassuolo e Inter, dove la squadra esprimeva un calcio spettacolare, cosa ha pensato? Ma no, ma quello probabilmente è stato un momento decisivo, nel senso che io mi ricordo almeno le prime 7-8 partite, non solo le prime 3, però in quelle prime 2-3 partite... No, le prime 3 perché arrivarono i risultati. Cioè, no, il problema è che abbiamo avuto qualche risultato, sicuramente, certamente di gioco, ma anche di punti, e soprattutto il mercato era ancora aperto. In quel momento probabilmente siamo stati un po' condizionati, un po' troppo condizionati da questo, e c'era veramente la convinzione che potessimo fare bene. E io devo dire e sottolineo che anche lì non siamo stati fortunatissimi, perché se avessimo avuto a disposizione determinati giocatori per tutto l'anno, non dico che ci saremmo salvati, ma sicuramente non avremmo fatto. Insomma, diciamola tutta, non le sta girando bene negli ultimi anni, mettiamola così. Allora, vorrei passare proprio a Totò De Lonarsi, a Francesca Riccardo, per fare delle valutazioni sugli ultimi anni di Massimo Odo, poi ovviamente parleremo dell'attualità. Totò. Ma ciao intanto Massimo, ma guarda, valutazione, io credo che nella carriera di Massimo Pinoro ci sono stati due momenti chiave, cioè quello del ritorno in Serie A col Pescara, appunto, che si poteva essere l'inizio veramente di un percorso, perché era una cosa che era iniziata già con i famosi play-off quando ereditò la panchina di Baroni, e poi quello di Udine. Insomma, credo che siano state due tappe che hanno segnato questa fase della carriera di Massimo, perché probabilmente insomma, ecco, adesso li chiamano dettagli, ma i famosi dettagli del calcio erano pesanti in quel momento, cioè la squadra che non era stata rinforzata per i problemi che aveva la società, e poi a Udine ce l'ha detto lui insomma com'era, perché una partenza così con una squadra ottima, direi, perché lui trova una bellissima squadra, e sarebbero state le due occasioni. Probabilmente oggi Massimo Odo non sarebbe qui ma in una panchina diciamo molto più importante, e comunque nel calcio non si finisce mai né di imparare né di soffrire, e quindi adesso Massimo ricomincia da Pescara, ricomincia da te, come si diceva la canzone. È una cosa che gli volevo chiedere, ecco, tu quando sei arrivato, ho sentito appena arrivato dopo, durante il ritiro, le prime amichevoli, e mi sembravi molto, molto motivato, molto sicuro anche delle possibilità di questa squadra. Poi questo momento difficile che ha attraversato, con tantissimi infortuni, bene sottolinearlo. Scusami, Toto, sì. Permettimi se ti interrompo, perché del sì, Pescara sì, di sì. Oggi vorrei parlare tra qualche istante. Volevo chiederti, e ce l'hai fatto già capire, insomma, i punti più alti in passato di Odo sono stati quella promozione e anche le vittorie consecutive ad Udine, no? Direi che potranno essere due svolte della sua carriera, insomma. Ecco. Odo sa bene che dopo quelle 6 vittorie consecutive ad Udine era ritenuto l'allenatore del momento in Italia.
Ma non so se, se in quel momento fossi ritenuto Beh, tale, quello è stato ma il punto più alto. probabilmente il punto più alto non è stato neanche quello. Il punto più alto è stata la conquista della Serie A con il Pescara, perché noi abbiamo conquistato una Serie A, secondo me, splendida, facendo un calcio spettacolare, merito dei calciatori che avevano qualità eccelse, però nessuno può negare che quello era un Pescara divertente, era un Pescara divertente che ha fatto un buonissimo calcio, e laddove quel campionato, ad esempio, lo ha vinto il Cagliari, frutto di una rosa sensazionale e di un Crotone che ha fatto cose strepitose con una rosa normale. E il Pescara penso che assieme al Crotone era la squadra che esprimesse il miglior calcio e quello che facesse divertire in assoluto di più. Quindi in quel momento io avevo 39 anni, credo, non ho ancora fatto 40 anni, o giù di lì avevo 40 anni. In quel momento, non lo dicevo io, a detta della stampa nazionale, si considerava Oddo come il nuovo giovane italiano È un fan prodigio della panchina. Per il futuro. Però io sono sempre rimasto con i piedi per terra, queste cose. Ho 30 anni e passa di esperienza alle spalle, e come non mi sono mai montato la testa da calciatore, non l'ho fatto neanche da allenatore, perché ero consapevole che il calcio ti regala queste gioie, no? Un Certo. giorno sei un cudine, un giorno sei martello e devi sempre continuare. È difficile arrivare in alto. In quel momento eravamo arrivati in alti, ma nello stesso preciso momento potevi ricadere, come poi è successo. Prima di sentire Francesco e Riccardo, una curiosità: era più forte il Pescara che ha vinto il campionato o quello dell'anno precedente, dove per una traversa non è andato subito in A? Io credo che il Pescara dello spareggio perso con il Bologna sia in assoluto uno dei miglior Pescara degli ultimi 20 anni, credo. Io ho questa convinzione. Più forte anche Sottoscrivo. dell'anno di Zeman? Assolutamente sì. No, l'anno di Zeman fu un campionato No, strepitoso. come rosa. No, in campionato di Zeman c'erano 3-4 elementi di assoluto valore, ma erano giovani che sono diventati di valore. Ma quello era un Pescara fatto di giocatori veramente forti, secondo me. Quindi lei non ha fatto niente di trascendentale ad arrivare No. in finale. No, ma è la verità, no, io quell'anno non ho fatto assolutamente, io non, ho, ho, fatto, ho solo cercato di infondere un po' di fiducia. Io le prime parole che dissi alla squadra quando arrivai, mi ricordo come se fosse oggi il giorno ai campi del Vestina, gli dissi: io sono qui solo per, ho la fortuna di essere qui perché ho la fortuna di ereditare una squadra, secondo me, estremamente forte, che ha fatto un decimo di quello che poteva fare in questo momento, e sta solo a voi credere in voi stessi e arrivare lì in Quell'allenamento al finale. mare era per ritrovare la vicinanza con i tifosi? Quello l'ho fatto esclusivamente per far rendere conto a tutti i giocatori singolarmente che il vento era cambiato, perché io quando arrivai c'era parecchia contestazione, c'era malumore in Musi lunghi. città, Musilunghi in città, i tifosi non erano molto contenti di quello che stava succedendo fino a quel momento. Dopo la vittoria con il Livorno, ovviamente partiva un altro campionato. In quel momento i giocatori non si erano resi conto che partiva un altro campionato e la gente, la città aveva cambiato umore. E l'ho fatto solo esclusivamente per far rendere conto loro che in quel momento c'era l'appoggio di tutta una città, e effettivamente la risposta c'è stata, e in quel momento credo che veramente si sono resi conto di questo e è scattato qualcosa nella loro testa. Francesco, secondo te quali sono gli errori commessi da Oddo negli ultimi anni? In pratica la domanda che stavo per Ah, vuoi chiedere fare a lui? al mister. Sai, come diceva lui, di errori ce ne stanno tanto, quando ti vanno male, due, tre annate, vuol dire che al di là di tutto quello che ci può stare nei rapporti con la società, di squadre costruite male e tutto il resto, ci deve essere tanto di negativo da parte di tutte le componenti. Infatti, io a Oddo chiedo che insegnamenti ha tratto dalle esperienze negative avute per evitare di ricadere in quelli che lui ritiene errori commessi.
Forse quello che pago di più in assoluto è il mio carattere, cioè l'essere troppo diretto e schietto. Probabilmente un allenatore a volte deve tenersi dentro determinate cose, perché tante cose che si dicono, soprattutto nei momenti non felici, vengono viste male o vengono interpretate soprattutto male. Quando un allenatore magari approfitto di questo per chiederle, lei passava prima per un allenatore troppo amico dei giocatori, quindi non si era ancora spogliato della divisa da calciatore, poi passava per uno troppo severo che aveva un distacco con i calciatori, poi passava per un presuntuoso, poi passava per uno che cercava sempre di mettersi in contrasto con lo spogliatoio. Questi sono gli aspetti caratteriali di cui parla ovviamente dall'esterno, poi non è detto che siano gli aspetti veri del suo carattere. No, non parlo essenzialmente di questo, nel senso è che tante volte io sono sempre stato uno schietto, sincero, che dice quello che pensa, chiunque, in qualsiasi momento. E tante volte davanti ai persone intelligenti che capiscono e magari fanno un'analisi giusta di quello che tu dici e la interpretano in una maniera giusta, tanti altri la interpretano in una maniera sbagliata, e io sono sempre stato me stesso. La amara verità è meglio di una dolce bugia? Per me sì, per me è sempre meglio quello, perché tant'è che io il rapporto splendido che ho sempre avuto con qualsiasi tipo di calciatore, sfido veramente a trovare un giocatore che... Cioè io posso stare antipatico a un giocatore perché non lo faccio giocare, ma io... E ci sta quello. E ci sta, ma questo vale per qualsiasi tipo di allenatore, ma sfido chiunque, qualsiasi giocatore che ho avuto nel mio spogliatoio, a dire che io non sono una persona vera o che non dico le cose in faccia. Io credo che la verità paghi sempre alla fine. Quantomeno ti riconosco come una persona vera, un uomo vero. E poi i miei errori li faccio, posso stare antipatico a un giocatore perché lo faccio giocare di meno, ma probabilmente perché sbaglio io, ma d'altronde un allenatore sta lì per fare delle scelte. Io sono sempre stato lo stesso. L'Oddo di oggi è quello del primo giorno quando sono arrivato al Vestina. E secondo me le valutazioni che si fanno su una persona si fanno soprattutto nel calcio italiano in base ai risultati. Io prima risultavo Lupe Scarese e vincevo e andavo bene a tutti, e quando tu non ottieni risultati non è più Lupe Scarese ma è lo spocchioso e il presuntuoso. Fa parte del gioco, ci sta, ci mancherebbe, però chi mi conosce bene sa che persona sono. Sono vera, sono sincero, dico quello che penso. Ho sempre detto, forse la mia grande forza nella mia vita in generale è sempre quella di credere fortemente in me stesso. Questo non vuol dire essere presuntuoso, ma penso che possa essere una virtù, certo. Ma allo stesso tempo sono uno che si fa tante analisi e cerca di analizzare al massimo i propri errori per cercare di non farne più. Riccardo, sulla valutazione del passato di Oddo, cosa ti senti di dire? Concordo con lui che credo che il suo periodo migliore sia stato proprio qua a Pescara. E lasciandomi a questo, gli voglio domandare, salutandolo, sei andato via e adesso sei tornato, hai trovato la stessa società, giocatori diversi, ma... che potenziale ha in realtà questa squadra che è comunque tu hai costruito con la società? Però ti devo interrompere, così come ho fatto con Totò, perché... scusami Riccardo, del Pescara di oggi parleremo tra qualche istante, io mi riferisco soltanto alle esperienze passate, poi ovviamente ci concentreremo sull'oggi. Ogni tanto non sono... Sul passato di Massimo Oddo concordo con lui che la migliore prestazione da allenatore l'ha fatta qua a Pescara, però a Udine quando ci siamo collegati avevano comunque Carnevale aveva detto che aveva avuto un ottimo rapporto con lui e che anche lui si chiedeva che cosa era potuto succedere per quelle sconfitte che ha fatto consecutive. Poi lui è uno che incontriamo sempre, gli vogliamo bene, quindi non,
sulla sua carriera, sai, i fatti dimostrano quello che sta facendo. Sono d'accordo con Totò che probabilmente in certe occasioni è stato un po' sfortunato, come Trotone, come anche Perugia, e forse se non aveva questi piccoli inciampatori, diciamo gli inciampi, che però fanno parte, come ha detto lui, di una crescita, probabilmente lo vedevamo su qualche panchina magari più prestigiosa, che è quello che comunque noi tutti, sia per i giocatori che per gli allenatori, auguriamo che Pescara sia sempre un trampolino di lancio per tutti quelli che passano da Pescara. Ecco, stiamo parlando di Crotone, Udine e Perugia, però Perugia, parliamoci chiaro, non è stato un fallimento tecnico, perché Oddo porta la squadra ai playoff, la società probabilmente ha una valutazione diversa, soltanto il risultato finale condiziona questa stagione. Ma assolutamente sì, io nella mia carriera, come abbiamo detto prima, ho fatto tanti errori. Mi assumo le responsabilità delle 11 sconfitte di Udine, mi assumo la responsabilità di Crotone, comunque in un ambiente difficile, una squadra retrocessa, un gruppo di giocatori che tanti di quelli non avevano la testa, volevano andare via, avevano assaporato la Serie A, ma anche lì comunque sia io ero allenatore e io evidentemente ho sbagliato qualcosa, ma io con grande sincerità vi dico che non mi prendo la responsabilità di Perugia, assolutamente, perché a mio modo di vedere Perugia stava facendo un gran bel lavoro, perché era una squadra che aveva tante carenze, non era una squadra costruita benissimo, aveva una buonissima difesa, un buonissimo attacco a nomi, un centrocampo normalissimo, che probabilmente era la grande pecca di quella squadra, ma abbiamo avuto il lungo infortunio di Angella, che era il giocatore determinante per noi, ma non stiamo a parlare di quanti errori abbiamo fatto, ma quando tu fai un lavoro così, quando sei sempre dentro i playoff, tra il secondo e l'ottavo posto, sempre, senza uscire mai, a metà anno ti ritrovi fuori, non si sa perché, sinceramente non mi posso assumere la responsabilità di questo. Nel momento in cui io sono tornato ho trovato una squadra assolutamente scarica mentalmente, assolutamente scarica fisicamente, e vi dico che abbiamo rischiato di fare il miracolo, perché si trattava veramente di un miracolo in quel momento per come ho ritrovato la squadra io. Andrea, vuoi chiudere tu sul passato di Massimo sì. Oddo, se ti senti di fare qualche riflessione, poi andiamo in pubblicità. Sì, perché una curiosità, dobbiamo passare al presente. Sì. Quest'anno Oddo continua ad allenare in Zita, che ha avuto lo scorso anno a Perugia, però nelle precedenti esperienze Perugia, Crotone, Udine, quale giocatore che non è ancora esploso, che è ancora abbastanza giovane, lui vorrebbe ancora allenare perché intravede in questo giocatore o in questi giocatori, se ce n'è più di uno, un grande potenziale? Nzita è arrivato quest'anno a Pescara. Ci sono altri giocatori del recente passato che ha allenato che potrebbero esplodere? Ma ce ne sono tanti. Il mio Cruccio, io ne ho uno di Cruccio e me lo sono portato perché credo in lui, è Capone. Quindi ce l'ho con me. È un nostro giocatore, è un giocatore del Pescara, è un giocatore che ancora non è emerso, ma non so se emergerà, dipenderà da lui. Le qualità tecniche, le qualità fisiche ci sono, questo lo posso garantire. Quindi per ora è una scommessa persa che si può vincere però? Ma assolutamente sì, però non si può vincere da soli, e ogni giocatore deve metterci anche del suo. Io ho un esempio grandissimo e glielo faccio sempre a lui, Caprari. Caprari era un giocatore assolutamente come lui, era un giocatore beccato come lui, era un giocatore apatico a volte come lui, ma nel senso buono della parola, nel senso che lo si notava con poca grinta, doveva poca esplodere, cattiveria, ma non esplodeva. Ma si vedevano delle qualità immense, eccelse che aveva, come le ha Capone. Io un giocatore con le qualità di Capone, di giocatori come le qualità di Caponi, ne ho allenati pochi. Non ho allenato grandissime squadre, ma ho allenato anche in Serie A, insomma, quindi vi posso garantire che è un giocatore assolutamente straordinario tecnicamente, però si deve aiutare anche da solo, quindi se avrà la forza e la capacità di fare quel passo che ha fatto Gianluca,
sicuramente ha le qualità per fare qualcosa di importante. Bene, abbiamo parlato del passato, adesso parliamo del presente, però prima qualche minuto di pubblicità. Da tra poco. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi Memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio con questo faccia a faccia con l'allenatore della Pescara Massimo Oddo. Abbiamo parlato del suo passato, ora parliamo del presente, notizie sul Pescara e non sono notizie rassicuranti dall'infermeria. Andrea Costantini. Sì, perché
perché si stava svuotando l'infermeria, ma purtroppo ci sono dei nuovi ingressi perché Seter ha dei problemi di natura muscolare, potrebbe saltare diverse partite. Ci sono problemi invece di natura articolare per il difensore Pavel Jarosinski, per lui problemi verosimilmente al menisco, e quindi anche per il difensore ex Salernitana si prospetta uno stop sul medio-lungo periodo. Restano fermi Drudi e Antei, e per quanto riguarda Bocchetti si attendono insomma novità circa un rientro imminente. A te. Il primo commento di Massimo Oddo su questa situazione che continua a peggiorare nel momento in cui esplode Seter, con i progressi anche di Jarosinski arrivano queste due nuove tegole. Sì, evidentemente non è un momento fortunato. Purtroppo sono due perdite gravi. Sicuramente quella di Seder è ancora più grave, non per la qualità del giocatore, ma perché ovviamente siamo un po' più contati davanti con i problemini di Asensio. Ovviamente siamo un po' in difficoltà. Però, Asensio come sta? Asensio sta bene, sta lavorando, fino ad oggi quantomeno sta bene, qui lo attendiamo. Ovviamente non può essere al 100% fisicamente, ha fatto veramente pochi allenamenti e cercheremo di sfruttarlo per quanto ci può dare. Ovviamente per Seter siamo in attesa dell'esame dell'ecografia e si valuteranno i tempi di recupero. Allora, ripartiamo dall'inizio di questa stagione, poi ovviamente sentiamo Totò, Francesco e Riccardo che volevano proprio parlare di questo campionato. Lei ha sempre non voluto, pensato ad un ritorno sulla panchina bianco-azzurra, probabilmente anche per cercare un riscatto personale dopo quell'annata della Serie A, o no? No, non è stata una scelta fatta per questo motivo qui, perché non c'è bisogno di nessun riscatto. Io sono stato a Pescara 2 anni, un anno abbiamo fatto bene, l'altro anno abbiamo fatto male, questo è un altro anno in cui si ricomincia. E ho fatto questa scelta perché per me era una buona opportunità, perché conoscevo l'ambiente, perché conoscevo le persone con cui avrei poi lavorato, ma perché fondamentalmente pensavo di poter fare un buon lavoro insieme a tutto lo staff. E sono ancora convinto di questo. Pensava o pensa? No, penso. Stavo aggiungendo, e sono ancora convinto di questo. Ero consapevole che avremmo avuto una partenza estremamente difficile per via del Pescara stesso, che ha finito tardi, ritiro non fatto, assolutamente non fatto, giocatori che sono arrivati uno un giorno, uno l'altro, l'altro a fine mercato, quindi era una situazione estremamente difficile, giocatori importanti come Balzano, come Musciai, che hanno ripreso dopo un mese, dopo la ripresa di tutta la squadra, quindi una situazione veramente difficile, ed ero consapevole che la partenza sarebbe stata difficile, non così difficile, aggravata sicuramente dalla condizione di tanti giocatori che precaria, non per colpa loro ma per tante vicissitudini, tutto questo ha fatto sì che una partenza difficile sia diventata difficilissima. Ecco, dopo 5 sconfitte consecutive poteva starci anche l'esonero, lei lo sa bene perché è nel calcio da 30 anni, secondo lei il presidente Sebastiani perché non l'ha esonerata? Perché ha fiducia nel suo progetto? Perché ha capito quali sono stati i problemi? Oppure qualcos'altro? Ma non lo so. Chiederlo a lui. No, io questo non lo so. Io penso che il presidente mi conosca perfettamente, conosce la persona, ma conosce soprattutto il professionista che va in campo e fa un certo tipo di lavoro. Quindi non sono diverso da quello di 5 anni fa. Non posso essere lo stesso in termini di gioco, di moduli o quant'altro, perché i giocatori sono diversi, ma vede quotidianamente quello che facciamo in campo. Delle difficoltà oggettivamente ci sono state, soprattutto nel reparto avanzato. Abbiamo il mio più grande rammarico fino a questo momento è non aver potuto, e sottolineo potuto, dare una linea precisa, un'identità di gioco, di modulo e di quant'altro, che
oggettivamente soprattutto come diceva prima di entrare in trasmissione, non ha avuto mai problemi di abbondanza nonostante sì, una rosa ricchissima. Paradossalmente si parla tutti di una rosa difficilissima in cui l'allenatore trova difficoltà a lavorare, non ho mai avuto di questi problemi perché siamo, ne ho avuti almeno sempre 7-8 ai box e non ho avuto mai la rosa al completo. Però è ovvio che quando le cose non vanno bene tu puoi avere tutte le attenuanti di questo mondo, puoi non avere le punte, puoi avere giocatori importanti che si fermano, giocatori in ritardo di condizione e quant'altro, ma alla fine l'allenatore è il primo responsabile, quindi ci sarebbe stata qualsiasi tipo di decisione societaria. Se non c'è stata, evidentemente è perché la società ritiene, ecco, dopo le attenuanti più migliori di quelli che sono stati. Al fischio finale di Pescara Cittadella ha pensato più al fatto di aver salvato la panchina o era più contento per i ragazzi che avevano vissuto anche loro un incubo per questi risultati? No, io ero contento soprattutto per i ragazzi, anzi solamente per i ragazzi. Perché, però era contento anche di proseguire il lavoro perché... Sì, vabbè, ma quello sì, ma non è una cosa che mi preoccupa. Io ho fatto anche un'intervista dopo Lecce dove, ritornando al discorso di prima, è stata male interpretata, nel senso che alla domanda se ero preoccupato di questa settimana con il Cittadella, che se non avessimo vinto la società mi avrebbe mandato via, in quel momento io ho risposto: a me non interessa quello che pensa la società, ma non perché non mi interessa il pensiero della società, cioè la risposta era: non posso farmi condizionare da quella che sarà un'eventuale scelta della società, laddove io devo preparare una partita fondamentale per il futuro del Pescara, non mio, del Pescara. Rifarebbe quella dichiarazione invece dopo la partita casalinga, quando ha sostenuto, oppure non ricordo bene se in trasferta a Venezia, quando disse: chi sta con me, oppure Frosinone. Dopo la partita col Frosinone, sì. Sì, ma non era... È stato un po' duro con i giocatori. No, perché non era un attacco ai giocatori, assolutamente. L'allenatore fa delle scelte che sono frutto di tutto quello che vede durante la settimana. Un allenatore mette delle idee in campo, cerca di trasferire delle idee in campo, ci sono dei ragazzi che vanno ad allenarsi, siamo in 20, 27, 28, non siamo mai stati come ho detto prima, ma quei 20, 21, 22 giocatori che vanno in campo cercano di mettere in pratica le direttive di un allenatore e l'allenatore si rende conto in quel momento chi, non per mancanza di volontà, ma chi è più vicino alle idee dell'allenatore, chi cerca di con più convinzione di metterle in campo, ma questo, ripeto, non per mancanza di volontà, ma anche però in molti hanno dato l'interpretazione di rompere un po' il gruppo. No, questa è l'interpretazione di chi vuole dare quel tipo di interpretazione lì, ma non era assolutamente così, tant'è che io la domenica dopo ho messo in campo tante persone che hanno giocato in quella partita e hanno rigiocato la partita dopo, quindi non era riferito al gruppo, era riferito al fatto che le mie scelte non possono essere influenzate dal nome di un giocatore, dalle presenze che ha in Serie B o dalla storia. Chi vedo che in campo cerca di mettere in pratica le mie idee al meglio possibile, lo scelgo e lo metto in campo. Questo è il senso e il significato. Torno in piattaforma dagli amici, se vogliono agganciarsi a questo discorso oppure se vogliono avere qualche altra curiosità. Totò, tu prima stavi iniziando un discorso sul presente. Sì, ma in effetti, no, io quello che volevo chiedere, partendo proprio dal passato, perché cioè quel Pescara della promozione che ha segnato, credo, anche il boom di Massimo Oddo, ma il boom non era tanto per il risultato, per quello che otteneva, per il famoso bel gioco, era il fatto che lui aveva delle scelte di gioco, era un calcio rivoluzionario, voglio dire, passato in termini, anche perché l'ho usato in passato all'epoca, voglio dire, e credo che sia quella l'idea di calcio che ha Massimo Oddo. Ora, il fatto, credi che questo possa essere ripetibile? Quei tipi di scelte che tu hai provato anche credo in questa via di stagione, però frustrato dalle troppe assenze, però questo organico
alla lunga, non a caso voglio dire ha cambiato, sei stato costretto a cambiare modulo in tutte le partite, ma l'idea di gioco è sempre quella, cioè quella di sfruttare soprattutto gli spazi che insomma era un po' il mantra di quella di quel tuo calcio, e questo è un organico in grado di offrirti al meglio della condizione quello che tu pensi di avere in testa come tipo di approccio alla partita. No, ma ti rispondo anche in maniera diversa, che quel calcio non era il calcio di Oddo. Quello era il calcio che Oddo ha ritenuto più opportuno per quel tipo di squadra, che è un discorso ampiamente diverso. Se vi ricordate, quell'anno noi siamo partiti con un'idea diversa, noi abbiamo iniziato a fare un calcio con un modulo 4-3-1-2, e poi il caso anche, un giorno a Trapani si ammalò Cocco, che doveva giocare, doveva essere una delle due punte, e aveva qualche linea di febbre al mattino e scelsi di far giocare il secondo trequartista, quindi invece di mettere Caprari di punta insieme alla Padura e Benalì trequartista, gli chiesi di giocare con due trequartisti sotto una punta, e da lì è nata quell'idea di gioco, che era un gioco assolutamente diverso dall'1-2, perché l'1-2 rispetto al 2-1 ha dei movimenti assolutamente diversi. Pur se tante persone magari pensano, ma come, sempre un 4-3, poi 1-2, 2-1 cambia tutto, no, perché le linee di passaggio sono completamente diverse, le linee di uscita sono completamente diverse, il posizionamento in campo con possesso palla o senza possesso palla è assolutamente diverso, e quindi quello è un calcio che è nato in base a quelli che erano quei calciatori. E allora abbiamo trovato il tipo di gioco ideale per Caprari, il tipo di gioco ideale per Benalì, il tipo di gioco ideale per la Padula, il tipo di gioco ideale per Memusciai, per Torreira, per Verre, perché quelli erano quei giocatori, e quei giocatori abbiamo avuto la fortuna per ognuno di loro di trovare una posizione specifica in campo. Questi sono altri giocatori, un altro Pescara con caratteristiche diverse, di squadra e individuali. E quindi quel tipo di calcio, quel tipo di Pescara è ripetibile. Quello che abbiamo fatto in questi due mesi iniziali non è altro che il cercare di trovare la giusta interpretazione a questo tipo di giocatori. E ultimamente credo una ricerca però più difficile proprio per le tante assenze, perché come iniziava un nuovo percorso tattico. Sì, quello sicuramente sì, perché il fatto di iniziare con una punta e poi passare a due punte è dovuto al fatto sostanzialmente che non avevamo una prima punta, quindi è impensabile di giocare con un giocatore che non può fare la prima punta, allora gli devi mettere a fianco un altro per cercare di creare un po' più di difficoltà agli avversari. Quindi alcune scelte sono state veramente forzate. Poi durante il percorso mi sono reso conto di tante altre cose, che magari la difesa trova un po' più di sicurezza stando un po' più bassa, la squadra in generale trova un po' più di certezze di andare meno in avanti all'attacco della palla, ma magari stare un po' più compatti dietro. E in queste cose qua ci si arriva piano piano, cercando di capire al meglio i singoli, ma anche le caratteristiche di squadra. Possiamo dire che a Lecce si è accesa la prima scintilla? Sì, assolutamente sì. Il Pescara di Lecce è stato un buonissimo Pescara, che ha commesso degli errori, che ha subito 3 gol stupidi, ma con grande onestà intellettuale, se c'è un tifoso che ha onestà intellettuale sicuramente può dire che il Pescara visto a Lecce è un Pescara diverso da tutte le altre partite. Vuoi perché c'erano giocatori più lucidi mentalmente, che avevano giocato poco, quindi avevano meno da perdere, vuoi perché magari per tanti altri, per il modulo, per tanti motivi, però sicuramente il Pescara di Lecce è stato un Pescara diverso da tutte le altre partite. E poi ovviamente lì ha preso coraggio per la conferma nella partita con il Cittadella, dove ha rischiato il tutto per tutto con le sue idee. Sì, assolutamente sì, ma paradossalmente il Pescara del secondo tempo di Lecce, non, magari non tutto il secondo tempo, ma per larghi tratti del secondo tempo, è stato molto migliore di quello di Cittadella in termini di qualità di gioco. Cittadella abbiamo fatto una partita estremamente attenta a livello difensivo, di squadra, di compattezza e quant'altro, ma abbiamo fatto un calcio molto simile al calcio della Serie B, quindi fatto di grande compattezza, di grandi ripartenze, grazie al fatto di avere
giocatori con determinate caratteristiche come Seter. Nel momento in cui ti viene a mancare Seter, cambia qualcosina. Non era facile fare questi gol, molti può sembrare, vabbè, è andato a tu per tu col portiere, ma lì c'è tecnica e forza fisica. Sì, soprattutto grande forza fisica, grande capacità di ripartenza, ma questa è una delle sue caratteristiche, è proprio quello che dicevo prima. Quando conosci bene un giocatore ti rendi conto che ovviamente Seter magari non può fare il lavoro di Lapadula, perché non ha quella qualità tecnica che ha Lapadula, però sicuramente Lapadula non può fare questo tipo di gol che ha fatto lui. E quindi devi cercare di trovare le soluzioni giuste per comporre quel mosaico affinché la squadra Francesco possa fare meglio. Ritieni che la campagna acquisti e vendite sia stata o risulti sbagliata, o meglio non completa, se riferita proprio a tutti questi giocatori che hanno dei problemi fisici, perché alcuni venivano da stagioni poco fortunate, altri addirittura dovevano ancora recuperare? Faccio i nomi di Antei, Bocchetti, Asensio, due colonne come devono essere Balzano e Menusciai, che avevano subito dei piccoli interventi, ossia forse andavano presi giocatori che tu sapevi già pronti, poi quello che ci riserva il futuro non lo sappiamo. Sì, però per alcuni giocatori è vero che magari ci si può prendere un piccolo rischio, per altri magari non sai quello che succede, un infortunio come quello di Jarosicki che poggia la gamba e magari si fa un menisco, quello è impreventivabile, quindi è difficile. Ma io sinceramente non mi sento di accusare, ma qualsiasi società, non solo il Pescara, per quanto riguarda il mercato, perché il mercato soprattutto di quest'anno, con questa vicissitudine del Covid e quant'altro, è stato veramente risulta diverso. Essere veramente un mercato difficilissimo, e io l'ho vissuto da dentro, quindi andare alla ricerca di un giocatore ad esempio come Asensio è stato veramente difficile. Asensio nelle ultime ore di mercato, nel momento in cui avevamo chiuso, hanno provato anche a soffiarcelo. La società ha fatto uno sforzo per cercare di trattenerlo, perché evidentemente le offerte che arrivavano da altre parti erano anche più allettanti, ma poi siamo riusciti a portare in termine. Ma se non avessimo preso lui sarebbe risultato difficile trovarne un'altra, ma perché c'è veramente poco sul mercato. Io ritengo che, al di là del fatto che ci possano essere 28 giocatori infortunati e quant'altro, sono fortemente convinto che questa squadra al completo sia una squadra assolutamente valida, con cui ci si può divertire. Non sto dicendo che è una squadra che deve vincere il campionato o quant'altro, ma è una squadra assolutamente valida, assolutamente che può fare buonissime cose. Che poi furono le sue cose. Prime parole nella prima conferenza stampa: quest'anno vogliamo divertirci e fare un campionato tranquillo. No, ma è la verità. Per quello che tante volte, quando mi si chiede se sei preoccupato, io dico di no. Cioè, sono preoccupato nella misura in cui ogni giorno ne perdiamo due. Quello sì, però io sono convinto che questa è una squadra che al completo si può togliere veramente tante soddisfazioni, perché è una squadra fatta di giovani molto interessanti, che stiamo scoprendo anche in questo momento, ma allo stesso tempo una squadra che ha dei giocatori, chiamiamoli senatori come volete, che sono di assoluto valore, perché un giocatore come Memusciai lo sfido a trovarlo in Serie B, ce ne sono veramente pochi. Un giocatore con la voglia, la grinta di Balzano, io lo vorrei sempre. Ma come lui tanti altri giocatori. Bocchetti l'anno scorso è sempre stato bene, si è fermato una settimana o due settimane nell'intero anno con il Verona. Quest'anno è arrivato qui, ha avuto un piccolo problema adesso, ma queste sono cose che nel calcio possono succedere. Bocchetti è un giocatore che probabilmente, tornando al fatto che io dico sempre schiettamente le cose, probabilmente all'inizio non si è calato bene, ma non per mancanza di volontà, ma perché non è semplice per un giocatore che ha sempre giocato altissimi livelli immedesimarsi in questa realtà, perché è difficile. Secondo me anche gli errori commessi in questo periodo, siccome lui è un ragazzo intelligente, li ha messi a fuoco, e secondo me adesso si sta
si sta mettendo sulla retta via. È un giocatore come Boccatti indiscutibile, è un giocatore che ve lo posso garantire, lo vedo quotidianamente, è un giocatore che in Serie B non c'entra niente e sicuramente ci può dare una grossa mano, lui come tutti gli altri. Riccardo, dopo Riccardo voglio farti una domanda per quanto riguarda anche la tua professione primaria, quella di bancario, sul discorso di Pavanati, però ora restiamo in tema calcistico. Ma io volevo soffermarmi sul discorso degli infortuni, che noi siamo abituati a vedere gli infortuni che avvengono durante una partita, invece è una costante anche dell'anno scorso, e mi riferisco alle parole di Redrottaglie e di Sottil quando sono subentrati uno all'altro, hanno sempre detto che trovavano una squadra, non devono riprendere la preparazione da capo. Questo l'anno scorso, quest'anno durante la partita vediamo giocatori che arrivano stanchi, però durante la settimana capita spessissimo che qualche giocatore si infortuna in allenamento. Allora domando, ma la preparazione, che immagino che il mister come anche gli altri la segua in maniera particolare. Però sono preparatori diversi, lo scorso anno c'era un altro preparatore, quest'anno ce n'è un altro. Esatto, sto dicendo, visto che è stato cambiato anche preparatore, ma non è che magari c'è qualcosa nel terreno, nel campo, cioè domando, perché è particolare il fatto che noi abbiamo ogni anno tantissimi infortuni. Allora, non è che volevi tirare le orecchie allo staff sanitario, no? Ma guarda, ti dico la verità, un pochino sì, nel senso che non è che voglio tirare l'orecchia a nessuno, però il fatto che ci siano spesso questi infortuni potrebbe anche essere un problema di preparazione, perché non è possibile che un giocatore si infortuni in allenamento. Noi di questi infortuni, soprattutto muscolari, ne abbiamo ogni anno tanti. Allora, noi quest'anno, come ho detto in precedenza, paghiamo veramente tanto il fatto di non aver fatto la preparazione, perché è oggettivo, noi siamo partiti, adesso non mi ricordo il giorno preciso, ma dopo 14 giorni abbiamo giocato, quindi evidentemente... Però scusa Massimo, scusa, i giocatori, tante squadre hanno gli infortuni proprio per questi, sono quelli dell'anno scorso, una buona parte arrivano da altre società dove hanno finito di giocare molto prima. E come sì, insegna non abbiamo preparazione, vuol dire preparare la squadra al meglio per iniziare un campionato. Quest'anno di fatto questa squadra non è stata preparata per niente, perché noi ci siamo radunati e dopo 14 giorni, 15 giorni è iniziato il campionato. In questi 15 giorni non eravamo neanche al completo, perché Asensio è arrivato l'ultimo giorno, perché altri hanno fatto preparazioni in altre squadre, perché altri stavano fermi. E quindi di fatto non c'è stata nessun tipo di... È comunque una problematica generale, perché tante squadre... Sì, non c'è stato nessun tipo di preparazione. Se noi andiamo a vedere gli infortuni che ci sono stati fino a questo momento, la maggior parte sono tutti infortuni, sì, muscolari, ma pregressi di giocatori che hanno sempre avuto questo tipo di problematiche, se ad eccezione magari di un paio quindi. Che ci stanno. Quindi... evidentemente sono anche problemi strutturali che hanno alcuni tipi di giocatori. Andrea, nella spalle che novità abbiamo? Prossimo avversario del Pescara, poi andiamo in pubblicità e torneremo ancora in studio con Oddo. Che la sosta è stata sostanzialmente benefica per Marino, che recupera tra gli altri Floccari. Ci sarà un solo indisponibile, che è Castro, che deve scontare altre due giornate di squalifica, anche ammesso che vada a buon fine il ricorso, ma al massimo sarà tolta una giornata, dunque non ci sarà sabato contro il Pescara, ma per il resto la rosa sarà quasi interamente disponibile per Marino. Bene, andiamo in pubblicità qualche minuto e poi torneremo per l'ultima parte del faccia a faccia con Massimo Oddo. Fapa Smart On Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La Fapa è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Monte Silvano. Fapaimpianti.it.
Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuota tutto notti d'oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dors Alfa Lomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati, notti d'oro, Corso Umberto 271 Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Notti d'oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio per l'ultima parte con Massimo Oddo, però iniziamo una parentesi sugli sviluppi societari. All'inizio Andrea Costantini ci ha detto che il closing probabilmente è rinviato, nelle ultime ore ovviamente l'imprenditore Pavanati è alla ricerca delle fideiussioni necessarie per l'acquisizione della società, anche se ieri è circolata una voce un po' strana, e chiederei quindi il supporto di Riccardo Clinco, perché una motivazione di questo ritardo viene dato a nuove normative per le fideiussioni da parte della Banca d'Italia. Ti risulta che ci siano queste novità, Riccardo? Guarda, non ci sono normative da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha solamente, e mi sono proprio informato nelle ultime ore, ha chiamato le banche ad una maggiore attenzione per quanto riguarda, nel periodo Covid, visto il periodo, il discorso delle fiduzioni, nel senso che siamo un po' più stringenti, un po' più stretti nell'elargire fiduzioni bancarie. Questo è l'unico comunicato della Banca d'Italia alle banche, che non è un comunicato ma è una sorta di maggiore attenzione nell'erogare fideiussioni. Vabbè, quindi diciamo che è cambiato ben poco, perché se no, non è cambiato assolutamente nulla. Le fideiussioni sono una garanzia che una banca o un altro soggetto presta ad un debitore a fronte di un eventuale credito verso qualcuno.
è una cosa molto semplice, ma per avere una fiduzione bisogna avere... Adesso non entriamo nel discorso, non è una trasmissione di economia, quindi so che il tuo, la tua professione principale, però era giusto per chiarire questo aspetto, che non esiste una nuova normativa particolare per le fiduzioni. No, assolutamente, solo una maggiore attenzione. Bene. Oddo, ma con Galano come va? Benissimo. Lo scratch in campo, poi l'abbraccio all'allenamento, poi l'esclusione, quindi tutti i motivi che fanno discutere, ma alla fine sapete voi qual è la realtà. Se mi tirate fuori qualsiasi tipo di società dove non c'è mai stato uno screzio tra un calciatore e un allenatore, ma sono cose all'ordine del giorno, sono cose normalissime che possono succedere. Sono sempre successe ai miei tempi, oggi magari una volta succedeva di meno perché magari c'era un'educazione diversa, questo non lo so, però sono cose che possono succedere. Lei si è mai arrabbiato con l'allenatore al momento di una sostituzione? No, io no, non mi sono mai, perché non è stato mai sostituito, non mi sono arrabbiato, ma i tempi sono diversi, oggigiorno sono tempi assolutamente diversi, ma una volta c'era molto più rispetto per l'allenatore, per la società, per i compagni, per tutti quanti. Difficilmente succedevano queste cose e quando succedevano venivano messe un po' più di salto. Io credo che oggi sia un po' più all'ordine del giorno. Io qualsiasi volta che viene sostituito un giocatore, le telecamere, se ci fate caso, vanno sempre a riprendere il momento dell'uscita per vedere se succede qualcosa. Io mi ritengo una persona intelligente, ho avuto la fortuna di fare il calciatore, capisco anche determinati momenti. Posso capire le reazioni, gli stati d'animo e quant'altro, sono uno, come ho detto prima, che dice le cose in faccia, ma un secondo dopo che succede una qualsiasi cosa non sono il tipo che si lega se lo lega al dito o fa dispetti, anche perché non avrebbe senso. Io, a me sta a cuore il bene della squadra e che la squadra faccia risultati, quindi nel momento in cui ritengo che un calciatore possa dare un contributo importante, lo metto in campo. Nel momento in cui lo metto in panchina è perché penso, potendo sbagliare, ci mancherebbe, che un altro giocatore possa fare meglio in quella determinata partita, quindi non ci trovo niente di male e secondo me sono anche polemiche inutili. Galano è un giocatore importante come lo sono tutti. Io faccio delle scelte e non faccio come il marito che si taglia. Certo. Cioè, se metto in campo un altro giocatore è perché penso che possa fare meglio in quella partita. Poi nel momento in cui qualsiasi giocatore della rosa dei 28 a disposizione durante la settimana lo vedo bene, va a 2000 all'ora, io non esiterò a metterlo in campo. Avrebbe mai pensato che Andrea Pirlo, Rino Gattuso, Pippo Inzaghi allenassero in Serie A? Ma molti di questi sì, ci mancherebbe, sono stati tutti grandi giocatori, non per questo meritano una panchina di Serie A, ma se sono lì è perché lo meritano evidentemente. Sono tutta gente che mastica calcio e come tutti intraprendono il loro percorso, come tutti commettono degli errori e come tutti, non come tutti, hanno la forza di rialzarsi, di ripartire e di andare avanti. Chi è il migliore dei tre? Ma in questo momento quello che sta dimostrando le cose migliori sicuramente Gattuso, ma non perché non per un motivo particolare, ma perché la gestione del gruppo, la gestione di quello che fa vedere durante la domenica, sicuramente in questo momento è quello che sta rendendo anche meglio. Più gavetta rispetto agli altri, forse sì, anche di Pirlo, perché anche Inzaghi sì, ma assolutamente sì, ma io credo che quando tu hai un'esperienza tale come questi giocatori che vanno in campo, il problema della gavetta non è un problema, secondo me, non è una questione tecnica, tattica, perché hai fatto talmente tante cose. Più di gestione del gruppo. È più la gestione del gruppo, dei momenti difficili e quant'altro. Quello sicuramente ti porta tanta esperienza. Campo libero, Totò. Dimmi. No, no.
qualsiasi riflessione da condividere con Massimo Oddo in questa parte finale. Sì, no, intanto volevo fare solo un piccolo inciso che non c'entra niente, non è per motivo per discuterne. Volevo dire che il signor Pavanati, come si chiama? Pavanati, sì, Pavanati. È l'unico imprenditore nel mondo che sta cercando di entrare in una società di calcio a tempo di lockdown. Non aggiungo altro. Hai visto che fortuna che abbiamo. La sua riflessione su questo. No, per quanto riguarda invece... Massimo, io vi volevo chiedere, intanto mi sembra di aver capito che proprio paragonando i vari Pescara che ha avuto, eccetera, in questo momento lui abbia trovato una quadra, diciamo, una squadra che probabilmente riproporrà anche le prossime partite, quella squadra un po' più bassa, insomma, di queste scelte, diciamo, tattiche, che sono ovviamente frutto di lavoro, di riflessione, anche di esperienza in queste prime giornate. Volevo chiedere a lui soprattutto un giudizio su Bellanova, Vokic e Maestro, cioè un giudizio su quali sono le potenzialità anche di crescita di questi tre giocatori. Bellanova, Vokic e Maestro. Esatto. Sono tre giocatori importanti secondo me in prospettiva futura. Bellanova, ma anche il ruolo, vanno ben distinti per ruolo ovviamente. Bellanova è sicuramente un giocatore che se farà il giusto percorso potrà arrivare a buonissimi livelli, perché è dotato di grande corsa, di grandi capacità aerobiche, sicuramente come tutti deve migliorare sotto tanti punti di vista, ma sicuramente un grande potenziale. Assomiglia all'Oddo terzino di quell'età più o meno? Come caratteristiche. Sì, 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 assomiglia, assolutamente sì. Assomiglia agli stessi difetti, nel senso che deve sicuramente migliorare tanto la fase difensiva. E forse il mio piede era un po' migliore. No, ma è questione di doti. Lui secondo me ha ancora più forza di me. Lui secondo me ha ancora più cambio di passo di me, quello sicuramente sì. Però è un giocatore che di assoluta prospettiva. Vokic è un giocatore che... Vokic è la scoperta più evidente. Sì, è una scoperta perché tanti mi hanno detto, hanno cercato di accusarci del fatto che noi abbiamo detto sì, è un giocatore in più che arriva, ma questo perché sostanzialmente nessuno lo conosceva, non l'ha mai visto nessuno. L'anno scorso ha fatto quattro presenze, con una squadra che a gennaio aveva già vinto il campionato, quindi le domande che si fa uno staff tecnico è: ma una squadra che vince il campionato a gennaio e ha un talento del genere e non gioca neanche una partita, ne fa solo quattro, evidentemente vuol dire che non è all'altezza. E invece lui, poi abbiamo capito che aveva avuto dei problemi fisici l'anno scorso e quant'altro, ma è un giocatore di assoluto valore, ma lo sta dimostrando in campo, anche lui con i suoi limiti, dove deve migliorare tantissimo, ad esempio nel cercare di giocare anche senza palle, non solo con la palla ai piedi, ma è un giocatore di assoluto valore che può e deve fare un grande campionato. E Maestro? E Maestro è anche lui un giocatore molto giovane che ha grandi qualità soprattutto quando ha campo davanti, spazi un po' aperti, non ha le stesse caratteristiche di Vokic. Vokic ha molta più qualità nello stretto, lui ha più cambio di passo, più forza, caratteristiche assolutamente diverse, ma entrambi sono giocatori con cui ci si può divertire. Mister, oggi sui social è tornato a parlare cacciatore. Andrea, cosa ha scritto? Sì, aveva parlato già qualche settimana fa sul sito Varese News, ora ha rilasciato un'intervista a Tutto Mercato Web, possiamo vedere un po' le immagini. Il Pescara mi ha cercato, ma il Cagliari ha parlato male di me. E poi nel contenuto testuale possono dire quello che vogliono, ma so per certo che qualcuno del Cagliari ha parlato male di me, penso alla proprietà, perché fino ad un'ora prima era tutto fatto. Mi ha cercato il Pescara, mica mi sono proposto.
Un'ora dopo il presidente ci ha ripensato dicendomi che al mister servivano altre caratteristiche. Poi qualcuno del Pescara mi ha assicurato che avrebbero voluto prendermi. Poi il presidente ha parlato con qualcuno del Cagliari che ha detto che il mio stato fisico era precario. Siamo dei numeri, chi può metterti i bastoni tra le ruote lo fa. Queste le dichiarazioni, ecco, amare. Queste sono di dichiarazioni cacciatore. Importanti perché smontano un po' quella chiave che era apparsa un po' negativa, cioè che il giocatore era stato criticato a livello fisico da voi del Pescara. Invece mi sembra di capire che lo stesso giocatore accusi forse più la società sarda, e poi è stata anche una scelta tecnica. No, ma noi come facciamo a giudicare un giocatore che non ha fatto neanche le visite mediche? Quindi non, quando si è parlato di cacciatore, noi abbiamo parlato di lui per capire quale tipo di necessità c'era in quel momento. E noi avevamo bisogno, in tempi non sospetti, e questo lo sanno tutti, che io avevo chiesto più un centrale difensivo. Noi sulla fascia avevamo Bellanova, abbiamo Bellanova e abbiamo Balzano, quindi sarebbe stato un doppione. Se avessimo saputo che poi saremmo passati alla difesa a 3, probabilmente sarebbe tornato anche utile, perché è un giocatore che ha fatto anche il centrale. Che però un po' voi del Pescara, sia a livello societario che a livello tecnico. Dopo io quello che è successo in società, questo io non lo so, è stata una scelta ponderata, ma secondo me sulla base del fatto che eravamo già tanti giocatori e avevamo già due giocatori nel suo ruolo, perché lui è oggettivamente un terzino destro. E quindi avevamo una necessità diversa, avremmo rischiato sicuramente di avere poi troppe persone in un ruolo solo. Un altro giro con i nostri amici, perché stiamo entrando proprio nelle battute finali. Ripartirei da Francesco. Francesco, se non so, hai qualche altra curiosità da toglierti con l'allenatore. Cosa stai facendo per recuperare Galano, soprattutto negli stimoli, nelle motivazioni? Il giocatore è quello che però dà l'idea di, come possiamo dire, di un giocatore spento tra virgolette, quindi qui subentra poi l'esperienza. Galano è sempre il tuo pupillo, no Francesco? Galano è sempre il tuo pupillo. No, non è questione di pupillo, diventa importante l'esperienza di Oddo, che ha una vita a alti livelli, ha già maturato esperienze purtroppo alcune negative che aiutano anche a formare il tecnico e a migliorare la persona, e quindi nessuno credo meglio di lui sa come possiamo dire, per concludere, svegliare Galano alla luce anche di tutte queste assenze in avanti. Adesso il miglior Galano, centravanti o non centravanti, punta o non punta, ma farebbe molto comodo. Ma noi puntiamo molto su Cristian, no, io non ho nessun tipo di problema con lui. È ovvio che è sotto gli occhi di tutti che non ha iniziato benissimo questa stagione, ma probabilmente per colpa mia, perché evidentemente lo mettevo in un ruolo in cui lui non riesce ad accendersi. Abbiamo cambiato adesso nell'ultima quello che non andava bene da parte di Cristian non era tanto la prestazione tecnica, perché la prestazione tecnica può essere buona una domenica, meno buona un'altra, era più una questione di atteggiamento, nel senso che anche in un momento di difficoltà, ma per questo vale per qualsiasi tipo di calciatore, tu puoi affrontare una domenica che è no, ma sotto il profilo dell'agonismo, dell'impegno, l'impegno non è mai mancato, ci mancherebbe, però dell'agonismo, della voglia di lottare di più e quant'altro, quel tipo di prestazione non deve mancare mai. Io sono contento per Cristian, perché nell'ultima partita in cui è entrato si è visto un Galano diverso, e io parlo di prestazione a livello di agonismo. Lo spirito. Di spirito, di voglia di lottare, di raggiungere un risultato. Di stimoli, quindi, di motivazioni. Ma io da allenatore non posso far altro che avere piena fiducia in lui, di dimostrarglielo, perché glielo dico in faccia. Io glielo dico in faccia: Cristian, tu per noi sei un giocatore fondamentale, sei importante, ma devi essere Galano ovviamente, ma come lui con tutti gli altri. Quindi quello che ho detto prima è sacrosanto, nel senso che nel calcio devi sempre dimostrare. Un allenatore fa bene un anno e l'anno dopo deve dimostrare ancora, perché se no
fa la fine mia, che torno indietro. E quindi anche un giocatore non può permettersi di fare 14 gol un anno e vivere di rendite del secondo, perché alla terza, quarta partita il pubblico ti comincia a beccare e l'allenatore ti mette in panchina. E quindi questa è una responsabilità nostra, ma di tutti noi, non è un attacco ai giocatori, perché sennò qua poi sembra che... È una nostra responsabilità, cioè io devo fare bene un anno e devo fare bene l'anno dopo, l'anno dopo e l'anno dopo, se no torno indietro. E la stessa cosa vale per i calciatori. La certezza è che Galano è un giocatore importantissimo, che ha indiscusse qualità e che deve tornare a metterle a disposizione della squadra, soprattutto come spirito, e nell'ultima partita io ho visto uno spirito giusto. Prima di fare una domanda, telegrafico, amico, telegrafico, sì. Valdifiori è un esempio di umiltà e di giocatore di spessore, perché è un giocatore che è a conoscenza del fatto, si rende conto che la sua condizione fisica non è ottimale. E io ho parlato personalmente con lui e di comune accordo abbiamo deciso di intraprendere una squadra, un percorso diverso, ma questo una settimana fa, due settimane fa, quando abbiamo deciso di non convocarlo per Lecce, ma di fare un lavoro specifico fisico per lui, perché abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno di un giocatore come lui, della sua esperienza, e lui si è messo assolutamente a disposizione perché si rendeva conto di queste difficoltà che aveva, sta lavorando per tornare al meglio, e sicuramente lui è un altro di quei giocatori che, come Memusciai, come Galano, non le resta come tutti che recuperare Memusciai a questo punto, l'unico che è rimasto fuori dai box anche per l'infortunio. Ma ieri ha giocato, Memusciai è rimasto, cioè io gli voglio bene come un figlio, cioè, mi ha permesso di vincere un campionato in Serie B, è stato protagonista, ha fatto 10 gol quell'anno se non sbaglio, è stato strepitoso in Serie B, è stato strepitoso per me pure in Serie A, e non vedo perché io ce la debba avere come Musciai. Io l'aspetto come se fosse come il pane per noi. Lui ha avuto un'operazione, è partito in ritardo, non è in condizione, o quantomeno fino ad oggi non è mai stato in condizione, lo sa anche lui. E quindi noi, soprattutto in un momento di difficoltà, non possiamo permetterci di avere in campo 3-4 giocatori che non sono al meglio, quindi Memusciai per noi è un fuoriclasse, è il nostro Maradona se sta bene, e quindi aspettiamo che torni in forma per avere il sono il, sempre i risultati Memusciai che cementano il gruppo, quando dicono il gruppo è unito perché arrivano i risultati, nessun gruppo è unito con una serie ma di guardate io nella mia storia la legge del calcio, io ho avuto allenatori che erano odiati nello spogliatoio. Non ho mai avuto uno spogliatoio che giocasse contro l'allenatore, neanche contro quello. Non dico, ovviamente, non faccio nomi, ma sono veramente, passatemi il termine, stronzate. Un giocatore va in campo per fare il suo meglio. Semmai la cosa che è più brutta è il crearsi gli alibi. Io quando scendevo in campo pensavo a fare la mia partita, non pensavo all'allenatore, al dirigente, al compagno o quant'altro. Pensavo a fare il meglio possibile. Ed è l'obiettivo che deve avere qualsiasi tipo di calciatore. Quindi pensava più all'io che al noi? Il calciatore è proiettato all'io, ma questo è indubbio. Ma attraverso l'io poi si fa la squadra. Poi ci sono altre cose che contano, ovviamente. Ma siccome il calciatore è per antonomasia egoista, ma perché è la natura, lui deve scendere in campo e fare il meglio possibile, secondo quelle che sono le direttive di uno staff tecnico. Totò De Leonardis, ti faccio una domanda. Pensi che Massimo Oddo, che tu conosci ovviamente da decenni, abbia toccato il picco più basso della sua carriera e può ritornare ai livelli che più gli competono e che più merita? Ma io ne sono convinto già quando stavo a Perugia, quando stavo lasciando la panchina di Perugia, quindi insomma non scopro le carte, perché l'ho sempre detto. Io credo di sì, credo che è ovvio che i problemi sono la condizione, come lavori, con chi lavori, i problemi che hai strada facendo. A me sembra che stia facendo, soprattutto vedendo quello che è successo a Pescara,
in questa prima fase del campionato, senza preparazioni, infortuni continui e via dicendo, la squadra rivoluzionata più volte, cioè questo suo tentativo comunque di trovare la quadra, di trovare la squadra giusta, senza stare a pensare qual è il mio gioco, voglio dire, come dice qualche allenatore che va per la maggiore, credo che questa sia la dimostrazione che lui questa strada la sta percorrendo. Io sono convinto che insomma, i risultati che sta avendo negli ultimi tempi, è vero che anche a mio avviso che la rinascita è nata già a Lecce, nel secondo tempo di Lecce, è avuto la conferma, è ovvio che dipende molto da, appunto, dai giocatori, che so, tra il suo lavoro ci metto pure intanto Busellato, che è un giocatore che prima era in trash, adesso è un giocatore importante, ci metto soprattutto Balzano che sta facendo un ruolo che non ha mai fatto in carriera, e vediamo con quali risultati. Io credo che queste siano le molle che stanno spingendo Massimo a ritornare quello che è stato dall'inizio. A Riccardo Clinco invece, non so se Massimo vuole intervenire. No, io penso... Arrivo Riccardo, un attimo. Io penso sempre che ognuno ha quel che si merita. Quindi in questo momento io sono questo tipo di allenatore. Cioè, è inutile nascondersi dietro. Evidentemente ho fatto i miei errori, i miei sbagli. E la mia verità, la mia grande verità è che ci metto sempre la faccia. Cerco di trovare soluzioni laddove ci sono. È ovvio che la grande fortuna degli allenatori sono sempre i calciatori, perché un allenatore può essere fenomeno quanto vuoi, ma alla fine ci vogliono i giocatori che vanno in campo. E poi, per quanto riguarda l'allenatore, ci deve essere un allenatore bravo, che è bravo a capire come far rendere meglio i propri giocatori, che deve essere un bel rapporto con loro e tantissime altre cose. Però alla fine ci vogliono i calciatori. Massimo Oddo non avrebbe mai vinto il campionato a Pescara se non avesse avuto quel tipo di rosa, o Allegri non avrebbe mai vinto lo scudetto se non avesse avuto quel tipo di rosa la Juve. Ma questa penso che sia la più grande verità. Io lavoro sempre dando tutto me stesso, commettendo errori e cercando di trovare soluzioni. Non abbiamo risolto niente, abbiamo fatto una buona, discreta partita a Lecce, abbiamo fatto una discreta partita con il Cittadella, dove siamo stati più fortunati a trovare il gol, magari avere la fortuna che loro hanno sbagliato il rigore, quindi c'è stato un pizzico di fortuna in più, qualcosa di positivo si è visto, ma dobbiamo lavorare tanto per tornare a fare comune. Riccardo, tu dopo la partita con il Cittadella hai detto è la vittoria di Massimo Oddo, cosa è stato premiato? Il coraggio delle idee, l'adattarsi, che ne so, ad un avversario che giocava in quel modo e quindi tatticamente ha vinto la partita? Perché hai detto è stata la vittoria di Massimo Oddo? Perché aveva fatto le dichiarazioni importanti dicendo io vado avanti per la mia strada e la squadra a questo punto mi deve seguire. Si è messo coraggio da condottiero, quale deve essere un allenatore, e ha detto io sono il condottiero, i ragazzi devono venire dietro a me perché sto guidando io la vettura, e la squadra l'ha seguito. E quindi questo è merito sia di Massimo, della società, che in difficoltà Daniele Sebastiani ha sempre difeso proprio l'allenatore. Cioè tutto è stato un insieme di congetture che hanno fatto sì di arrivare a quella buona prestazione col Cittadella. Però io voglio dire una cosa adesso, Massimo. Noi noi affrontiamo la SPAL, che è una delle corazzate che ci sono. Poi abbiamo in casa il Pordenone e poi c'è il derby con l'Ascoli. Sono tre partite comunque molto difficili. Voglio dire, come le stai preparando queste gare importanti? E soprattutto, visto che siamo comunque già a ridosso, sembra strano dirlo, ma siamo a novembre, siamo alla fine di novembre e c'è anche il Natale vicino, siamo a ridosso già al nuovo mercato, che giocatore pensi ti possa servire nel nuovo mercato di gennaio, se te ne serve qualcuno? Madonna, bisogna chiedere a Pavanati. Totò, bisogna chiedere a Pavanati? Non l'ho capito. Bisogna chiedere a Pavanati. No, forse con Pavanati. No, perché
Noi c'è la fiducia. No, gli ho fatto la domanda un po' più, gli ho fatto la domanda aperta per farlo parlare un po' anche su quello che sarà il futuro, ecco. Ma guarda, io non sono una persona che ragiona molto a lungo termine, perché penso che sia una cosa sbagliata, anche perché poi quotidianamente ti può succedere qualsiasi cosa e non è che puoi stare a fare calcoli futuri. Noi adesso dobbiamo pensare alla SPAL. Credo che il nostro obiettivo in questo momento è cercare di migliorare tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento, cercare di eliminare il più possibile gli errori che abbiamo fatto fino a questo momento, tenendo una linea possibilmente che vada dritta su questo obiettivo, cercando di dare nella maniera possibile una linea che sia quella, perché è quello che è mancato fino a questo momento. Abbiamo cambiato tanti moduli, non c'è stata un'identità ben precisa. Adesso dobbiamo cercare di dare continuità, possibilmente e compatibilmente anche agli infortuni che succedono, però nei limiti del possibile cercare di dare una continuità che in questo momento è imprescindibile, quindi dare veramente delle certezze ai ragazzi. Andrea, l'ultima curiosità anche da parte tua? Sì, proprio una domanda che arriva proprio a fagiolo, se così possiamo dire, perché con l'infortunio di Jarosinski e anche il ritorno di Valdifiori, ora si cerca una stabilità a livello di modulo, ma con il ritorno di Valdifiori si potrebbe tornare a un centrocampo a 3 col vertice basso e con una difesa a 4 visto l'infortunio di Jarosinski, o si cercherà sempre di percorrere l'ultimo tipo di modulo? E poi, volgendo lo sguardo un po' più in là, è vero che bisogna pensare una partita alla volta, però ci saranno 4 partite di sabato o comunque nel fine settimana e poi inizierà un ciclo terribile sotto le feste di Natale, dove si giocherà una volta ogni 2-3 giorni e sarà un momento assolutamente cruciale, prima anche del mercato. Due riflessioni su questi aspetti. Allora, io ritengo che in questo momento questo tipo di assetto tattico sia il migliore che possiamo avere in questo momento, per caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Io non penso che un giocatore come Valdifiori, che ha giocato in A, ha giocato addirittura in nazionale, possa avere problemi a giocare in Serie B a 2 a centrocampo. Non penso che sia un problema. Nel momento in cui Valdifiori tornerà ad avere una condizione fisica migliore, e già ce l'ha, posso dire che già ce l'ha, è un giocatore che in B può fare la differenza. E sulle partite consecutive sotto Natale? Ci penseremo, ma pensiamo prima a fare dei punti, poi sotto Natale vedremo. Se avremo la fortuna di avere la rosa al completo, finalmente potremmo dire che abbiamo tanti giocatori e tornano comodo. Oddo pensa di riconquistare la totale fiducia della piazza di Pescara? Ma dipende solo dipende solo esclusivamente dai risultati. Che poi, nonostante le tante sconfitte, sono arrivati sempre attestati di stima, perché nessuno ha dimenticato quello che ha fatto Pescara. Ma ci mancherebbe. Sotto questo aspetto ha avuto terreno fertile, no? Sì, no, ma ci mancherebbe, ma non è il problema, non è quello. Il problema è che conosciamo il calcio com'è. Siamo sempre e comunque legati ai risultati. Oggi ci sono tante persone che mi sostengono, ci sono tantissime persone che mi criticano, e 4 anni fa, quando mi è venuto il campionato, quelle tantissime persone che mi criticano stavano tutte dalla nave di Cascella. Ma questo non per dire che mi devono sostenere, ci mancherebbe, per dire che se faremo un buon lavoro, se faremo i punti e faremo i risultati, tutte quelle persone che criticano mi sosterranno, perché facciamo i risultati. Questa è la grande legge del calcio, quindi nessuno pretende che tu debba piacere a tutti quanti. Io sono una persona, ripeto, vera, schietta, sincera. Posso stare simpatico a qualcuno, posso stare simpatico ad altri. Ultimamente ho letto una dura realtà di Proietti, pace all'anima sua, che disse: ci sono due regole nella vita, uno, che non puoi piacere a tutti, e due, chi se ne frega.
Il 2020 di Massimo Oddo è stato agrodolce, agro a livello calcistico, dolce invece a livello privato. Si è unito la signora Roberta, la nascita di Greta che compirà 6 mesi, quindi quell'aspetto è il più bello ovviamente. Ma sì, ma quello è l'aspetto principale della vita. Noi siamo al mondo per riprodurci, no? Quindi è nata la piccola Greta, siamo felicissimi. Io e la mamma Roberta siamo veramente felici, i nonni sono tutti felicissimi, quindi per noi una grande gioia è la cosa più importante. Poi il calcio è il lavoro, è la mia vita e ci tengo a fare bene per me, per la piazza, per la mia città, e quindi mi sono preso una grande responsabilità, ma io adoro prendermi le responsabilità, adoro vincere le mie battaglie e lavoro per questo. Saluto Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, ciao. Riccardo Clinco, che ovviamente saluto anche ciao a tutti. L'allenatore del Pescara, grazie a Andrea Costantini, grazie a Maurizio Dalmini, regia, grazie a Massimo Oddo, ovviamente in bocca al lupo, speriamo che ci sia un po' più di fortuna, solo questo, un po' nel calcio, perché poi meriti e demeriti dipendono da lei, però se arriva un po' di fortuna in più non guasta. Quella non guasta, anche se poi fa per fortuna est. Ce la dobbiamo andare a cercare noi e lavoreremo sul campo per andarci a cercare la nostra fortuna. Grazie per essere stato ospite di Tu Sei. Grazie per averci scelto, ci vedremo lunedì prossimo.